Sono ovviamente estremamente contento e penso di parlare a nome di tutta la squadra che questa sera è stata, dal punto di vista tattico e tecnico, impeccabile. Abbiamo fatto una scelta, anzi delle scelte abbastanza chiare in difesa che hanno pagato e purtroppo è mancata un po' di lucidità offensiva, ma è poi sempre vero che probabilmente stavamo pensando tanto, è una partita che dove abbiamo pensato più del solito, certamente. Tant'è che i canestri, secondo me, decisivi sono proprio arrivati quando siamo riusciti a fare le cose che ci vengono meglio in velocità, sfruttando anche qualche contropiede che probabilmente potevamo correre anche il primo tempo, ma non riuscivamo a fare anche per i meriti di Casale, che rimane, come ho detto all'inizio della settimana, l'ho detto a fine settimana, una squadra che ti porta a giocare male, una delle squadre meglio allenate e che sono contento di aver battuto perché stimo tanto il lavoro di Marco. Non avevo mai vinto contro di lui, nonostante 3 partite. Beh, ho capito, ma stimo tanto il suo lavoro e sono molto contento perché i miei stasera si sono superati. Non ho particolari indicazioni perché mi verrebbe da citare tutta la squadra nei singoli, sto parlando ovviamente, non do indicazioni dei singoli. Dico solo che la nostra situazione la conosciamo, la conoscete. Probabilmente è proprio quello il segreto di pensarci poco, di lavorare. Questa sera è entrato un'altra volta, è stata una grande mano Antonietti, ma dovrei invece citare tutti i ragazzi che si allenano con noi, che ci danno una grande mano. Parlavo proprio prima della partita di questo, anche dei giovani, dei vari giovani nelle varie squadre. Ecco, non so classificare a livello di talento i nostri, ma stanno dando un grande impegno alla squadra e a farci allenare con una certa continuità, nonostante la situazione che conosciamo bene. Sono contento anche per i tifosi. Mi era scocciato tanto a livello personale il derby dell'andata. Sono contento dell'esito di questo, anche perché qua a Casale è un po' che mi mancava l'ambiente casalese, è sempre un piacere giocare, c'è un clima vero, mi viene da dire come la vecchia Lega 2. E quindi è un motivo d'orgoglio aver regalato ai nostri tifosi una gioia, soprattutto dopo la partita d'andata. Rimaniamo veramente molto umili, dobbiamo rimanere veramente molto umili perché è la strada per continuare, è la strada dei piccoli passi, ne abbiamo fatto già qualcuno, dobbiamo farne ancora tanti prima della fine e continueremo da martedì a avere questo tipo di atteggiamento che ha pagato tanto questa sera, oltre, come ho detto prima, al discorso tattico, perché stasera la zona è andata molto bene ed è stata, diciamo, ha portato i suoi frutti.